buongiorno a te. Alma mater, ischida estella mia, de esos cielos, anima. Benvenuti al sito archeologico di Nuraghi Candelargiu. Classe seconda A dell'Istituto Guglielmo Marconi di San Giovanni su Erge. Ci troviamo nella località di Parangiai, nel comune di San Giovanni su Erge, nella provincia storica del Sulcis. Il sito è composto da tre zone archeologiche: il nuraghe, il villaggio con il pozzo e la grande capanna. Iniziamo la nostra visita dal nuraghe. Ci troviamo di fronte all'entrata del nuraghe, situata ad est. Questo nuraghe è trilobato e costituito da una torre principale, detta mastio, che fu costruita per prima da due torri più piccole, costruite più tardi. La torre 2 è collegata al mastio e alla torre 3 da un muro perimetrale, mentre la torre 3 poggia sulla parete del mastio. Queste mura racchiudono al loro interno un cortile ora occupato dal crollo delle parti alte del muro. Segno di Dio. Madre Terra. Nel 2014 in questo sito si svolge una campagna di scavo grazie ad un progetto chiamato Progetto Nuraghe, realizzato da un equipe archeologi spagnoli e dalla Regina Manuela Puttu. È la sensazione quadrifoglio 95. Da anni si occupa della valorizzazione dei siti del nostro comune insieme all'amministrazione comunale. Dal 2014 ad oggi la rete sotto lo scavo è quella davanti all'entrata del nuraghe, dove sono state ritrovate altre strutture circolari. Nell'angolo vicino all'entrata sono stati trovati resti di un focolare e alcune ceramiche di epoca nuragica. Del 2016 è stato trovato un tesoretto di 31 monete d'oro di epoca punica, coniato dalla zecca di Cartagine, come riportato su una moneta. Le 31 monete non sono tutte uguali, ma variano per peso e grandezza. Le più grandi dette shekel o stateri hanno circa la grandezza di un euro, mentre le altre sono tutte più piccole dello shekel. La più piccola ha circa la grandezza di un centesimo. Vi sono raffigurate alcune divinità come la Dea Tanit, protettrice di Catania, il cavallo che simboleggia il dio Baal, simbolo della potenza, e la palma carica di dati che simboleggia l'abbondanza. Allo solo a chi sa amarla. Ora visiteremo tutto il perimetro del nuraghe sino a raggiungere il pozzo. Il pozzo e il villaggio non sono stati ancora un oggetto di scavo. Possiamo dire che il pozzo serviva per l'approvvigionamento idrico. Ha la forma di un cilindro ed è perfettamente rifasciato all'interno in trachite. Si vede un muro attorno al pozzo che continua fino al villaggio. Tra il nuraghe e la grande capanna troviamo delle pietre sistemate in cerchio che fanno pensare a piccole capanne di un villaggio. Ferma, perché anche il cielo l'ha capito su. Che non può farci niente se non.
questa è la grande capanna o circolo delle riunioni, perché è la più grande capanna delle capanne del villaggio. La capanna è grande 13,30 metri ed è la seconda più grande in Sardegna, dopo quella del sito di Santa Vittoria di Serri. Dal 2014 è stata scavata metà della grande capanna, sino ad arrivare al pavimento originale. All'interno della grande capanna hanno ritrovato i conci atti. Vorrei tu fossi sempre primavera. Montagna che regala. I conci atti facevano parte della parte alta della torre. Sono in ibrite, una pietra giallastra tipica della zona di Mazzacca di Parigiano. Oltre ai conci atti sono stati trovati anche un bacile in terracotta e alcune ceramiche del periodo punico. Alcune ceramiche parte di un muro di epoca romana. Gli scavi continueranno del progetto nuragico. La visita è conclusa, venite a trovarci presto. Urlare! Urlare!